Ciao ragazzi e bentrovati. Allora, oggi andiamo a vedere come costruire un compressore silenzioso. Allora, in ferie mio padre mi ha trovato per strada questo compressore per condizionatore. Allora, insieme mio padre ha trovato anche il condensatore e la morsettiera. Ok, andiamo a vedere prima di tutto se funziona. Ok, ho fatto i cablaggi dei tre cavi che escono dal compressore e adesso, per chi non lo sapesse, faccio vedere come collegarlo per farlo partire. Allora, prima di tutto abbiamo bisogno di un condensatore. Allora, questo è da 470 volt, 35 microfarad, più o meno 5%. Allora, il condensatore ha due poli, poi in questo caso abbiamo due morsetti da una parte e due morsetti dall'altra. Allora, prima di tutto colleghiamo il bianco. Ora questo lo togliamo, che era quello già esistente ma è stato tagliato, e colleghiamo il bianco. Mi raccomando, quando avete a che fare con i condensatori, scaricateli sempre prima con un cacciavite tenendo i poli a contatto. Scaricateli sempre, mi raccomando. Poi dall'altro, sempre dal polo del bianco, ho fatto un altro cavetto con due Faston e lo colleghiamo anche questo così. Il rosso lo colleghiamo dall'altra parte opposta dei poli, in questo caso qua. Togliamo questo, che anche questo è stato tagliato. Mettiamo il nostro cablaggio, il nostro fasto. Ho messo una protezione di plastica e adesso abbiamo il cavo bianco e il cavo nero. Questi vanno attaccati alla tensione. Adesso qui nella morsettiera c'è un po' di casino, tiriamo via tutto. Ed eccolo qua. Allora, qui ci andrà il nero. E questo qua è il cavo bianco che era stato tagliato. Mettiamo il nostro bianco del condensatore, che esce dal condensatore. Ok. Adesso da questi due poli andiamo a attaccare tensione e vediamo se parte tutto. Colleghiamo la massa, il più e il meno. Ok, attacchiamo tensione, vediamo se parte. Eccolo qua. Come sentite, funziona benissimo. Da questa parte aspira, da questa parte soffia.